Buongiorno a tutti da Pianeta Verde con la terza ciga verso la Coppa Mercalli. Questo è l'allenatore Toto Landolfo. Toto, parlaci un pochino della partita. Le sconfitte bisogna accettarle. Accettiamo una sconfitta che ci brucia tanto. Pesano le assenze di Boccanera soprattutto. E poi pesa anche la prestazione di Luigi Mercolino, che oggi... Migliore in campo Menzelià Fusco. Migliore in campo assolutamente no, il migliore in campo dei nostri è stato Stanzione, no perché è lì presente, però ha dato un segno decisivo quando ha fatto il cambio a porta, è molto importante. Allora, secondo me la Fusco non ha giocato. E la Fusco non ha giocato male, ha fatto delle ottime cose, ma poi si perde in dei bicchieri d'acqua, come il palleggio sulla fascia, che non c'entrava nulla. Come l'Aulive di Caeta. Lei è orfano, spettacolare rovesciata, però si è mangiato tre gol. Si è mangiato più gol lui che Vargas sotto porta. Ha fatto tre gol. Dell'altra squadra chi ti ha impressionato? Il portiere è strepitoso. Anche Zurlini come guida. Sì, Zurlini ha fatto una malattia su Fusco, strepitoso. Quale delle tante? Toto continuerà a allenare questa squadra oppure... Ma devo parlare col presidente Fulvio Ciabatti, devo vedere se mi rinnoverà il contratto. Già ho avuto delle varie offerte, vedremo. Andiamo adesso da uno dei più importanti del team Pumba Team. Il fondatore. Il presidente degli ordini d'Europa. A te volevi sto panino? Ma non è che fosse il people S di Toto che porta sfortuna? Cosa? Non è che ti è il people S di Toto che porta sfortuna? Può essere, ora dovremmo fare un incidente solo per... Questo è tutto da Mercalli Stadium, dal Pumba Team. Bacione a tutti e buon anno nuovo. Sky!